Buonasera a tutti, cari amici, come state? Allora, di nuovo insieme per un nuovo interattivo. Come vedete c'è la scatolina, quindi vuol dire che è l'ora del segno zodiacale, dell'oroscopo del segno zodiacale. Andiamo avanti con i nostri oroscopi dell'amore, abbiamo ancora qualche segno zodiacale. Come vedete ho anche, vi faccio anche vedere che divido le tipologie di oroscopi in base alla vostra situazione sentimentale, quindi c'è ovviamente dello stesso segno come faccio sempre, però adesso poi no, lo estrarremo a sorpresa, però come vedete c'è la parte che riguarda i single scritta, vedete, con una carta apposita che apriremo e quella dei ritorni, quindi utilizzeremo queste due carte per aprire le due stelle, cioè lo stesso oroscopo dello stesso segno, ma con due tipologie in base alla vostra situazione momentanea sentimentale. Allora, intanto, prima di estrarre il segno, vi dico che siete sul canale di Perla che si chiama Il vento cambia direzione. E niente, saluto tutti quelli che mi conoscono, tutti quelli che mi conoscono da tempo e do il benvenuto. Un caloroso benvenuto a tutti quelli che sono nuovi del mio canale, che per la prima volta si sono imbattuti nel mio canale. Ricordo a tutti che le stese possono anche non corrispondere, ma che c'è sempre qualcosa, un messaggio per voi. Benissimo, io partirei con l'interattivo. Abbiamo un sottofondo musicale, Snow Peaks Number 2. Questo perché c'è in atto un temporale, per cui per non farvi sentire o cercare di non farvi sentire i tuoni, i rumori dei tuoni, ho messo sotto questo sottofondo musicale così non tanto lo sentite. Ok, allora metto via per il momento le due carte perché dobbiamo vedere adesso il segno e poi partiremo con le due carte corrispondenti. Allora, intanto vediamo qual è il segno. Allora, a chi tocca? Vediamo chi tocca. Oh, tocca il segno del toro. Pronti per il segno del toro? Tocca a voi finalmente, torelli del canale. Vediamo se si vede. Allora, mi sa che il temporale lo sentite lo stesso, nonostante il sottofondo musicale, ok? Allora, parliamo con gli amici del toro, tutti quelli che sono all'ascolto del toro. Allora, vediamo come sarà l'amore per i prossimi 2 mesi per voi del toro. Partiamo con gli amici single, quindi ovviamente sempre il toro. Qui abbiamo la carta corrispondente che apre la stesa. Mettiamo qui proprio la scritta, visto che l'abbiamo preparata, la lasciamo qui. Anzi, lo farò sempre così magari questo può essere interessante. È una cosa carina, anche volendo, non mi costa nulla. Pago sempre uguale. Ecco, abbiamo anche una farfallina che ci fa compagnia stasera. Non so se si vede tutta la scritta. Guardate, magari la mettiamo che parte da qua, poi vedrò, ma penso che più o meno si dovrebbe vedere tutta single, ecco, e controlliamo se si vede e tutte le mie cosine. Sì, dai, si vede. Allora, dicevo, per i single, voi non fate caso, io mi alzo 200 volte perché vado a controllare sempre, non ho nessuno che mi aiuta, per cui faccio tutto da me. Come dice quello, chi fa da sé fa per tre. Stasera abbiamo una farfallina che ci fa compagnia, che si è messa a saltellare tranquillamente sul io non lo so, cioè ultimamente sono continuamente in mezzo agli animali. L'altro giorno c'era un grillo sulla scrivania, oggi abbiamo la farfalla sul tavolo. Vabbè, non fate caso, partiamo con voi single. Allora, vediamo cosa vi riserva l'amore. Abbiamo questa carta, il numero 45, se volete giocarlo è buono,
tempo di andare, dice questa carta, cioè questa persona un po' evanescente, che su questa, adesso poi ve la giro, ve la faccio vedere, questa strada, questa specie di ponte di legno, in fondo si vede un uscio, un qualcosa, c'è questa figura evanescente che dà le spalle e si avvia verso questo ponte, non si vede bene che cosa c'è un qualcosa in fondo a questo ponte, si vede qualcosa, una specie di imbocco di un qualcosa. È tempo di andare, quindi è tempo di, per così dire, di fare cose nuove, di riprendere magari delle cose, occuparvi di alcune cose che avevate tralasciato e che forse adesso è il tempo di riprendere. Ora, probabilmente ci sono delle cose nella vostra vita che voi dovete, di cui dovete rioccuparvi. Cose che magari avevate abbandonato e che forse è arrivato il momento di riprendere in considerazione. Quindi dovete andare per questa strada che non si sa dove vi porterà, ma dovete farlo. Le carte vi dicono dovete riprendere un certo discorso che fa parte della vostra vita, delle cose, delle situazioni, delle persone, perché no? Quindi dovete riprendere o i rapporti con queste persone, o dei progetti magari che avevate messo da parte, magari anche lavorativi, delle cose, tante cose che fanno parte della vostra vita e che voi dovete rioccuparvi. Questo vi dice questa carta. Quindi è tempo di andare, è tempo di fare queste cose, di incamminarsi verso un qualcosa di nuovo. Vediamo, mentre la nostra farfallina continua a farci compagnia, guardala lì, ma io non lo so, cioè veramente, ma sarò io che attiro questi animali? Cioè non lo so, è un continuo, cioè non lo so, cosa fa? Continua a volteggiare, ecco, ma vabbè, non lo so, non so perché c'è questa farfallina che continua a volteggiare. Magari vi porta fortuna, no? Magari può portarvi fortuna. Allora, vediamo cosa vi riserva il futuro in amore, voi single del toro. Farfallina, che dici? Mi lasci continuare perché è un continuo, sta qua a volteggiare. Vabbè, è così, oggi è così, oggi c'è una farfallina. Tormento della farfallina. Allora, prendiamo quattro prime carte, così vediamo come siete messi in amore, che poi svilupperemo. È tempo di andare, vi dice questa prima carta, è tempo di riprendere a occuparsi di cose abbandonate. Abbiamo un paggio di denari, partiamo con un paggio di denari, un otto di coppe. Un mago e un due di spade. Sembrano queste carte collegate con quella carta iniziale. Quindi cosa vi dice qua? Allontanatevi dal passato, tanto ci sono state delle cose che non sono andate bene. Quindi questo otto di coppe vi dice allontanatevi, è finita l'illusione, è finita, sono finite alcune cose che oramai non potete più riavere. Quindi lasciate andare e andate su questo ponte, insomma, verso le cose nuove e belle che vi aspettano. Tra l'altro, questa carta del Fante dei Denari indica delle buone novità in affari, delle cose nuove e belle che vi aspettano. Il mago è praticamente il numero uno, la prima carta degli arcani maggiori, e di solito indica una persona piena di talento, con tanti talenti, che ha tutte le possibilità per realizzare i suoi sogni. In questo caso indica anche proprio questo, cioè siete adesso in grado di realizzare i vostri sogni, quindi dovete assolutamente farlo. È tempo di andare, dovete andare e prendere delle decisioni, vi dice questo due di spade. Dovete prendere delle decisioni. Qui è come se foste bendati, non sapete che cosa dovete fare. Dovete decidere quello che è meglio per voi. Quindi incamminarvi sul ponte, andare, 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 come si dice.
E quindi queste carte effettivamente sono di buon auspicio, come se vi dicessero: è il tempo di cambiare la vostra vita completamente. Vediamo però in questa con queste carte liete cosa succederà in amore, perché ovviamente a voi interessa soprattutto l'amore. Vediamo un po' l'amore. Allora, prendiamo altre quattro carte che le mettiamo sotto queste e vediamo se ci indicano qualcosa per quanto riguarda l'amore per voi, simbolo del toro. Allora, vediamo un po'. Abbiamo l'imperatore, il papa, il successo, 6 di bastoni e 9 di spade. Allora, qua è in arrivo una persona, anche questo imperatore, per voi. Una persona che voi conoscerete, questo imperatore, una persona abbastanza autoritaria, abbastanza testarda, una persona che nella vita è a capo di qualcosa, potrebbe essere una persona che è a capo di un'azienda, oppure anche un capo del personale, comunque una persona che di lavoro ha fa un certo lavoro di rilievo, che è abituato a comandare. Vedete questo signore messo qui tutto bello tranquillo, che dice: io sono quello che comanda, io sto qua seduto su questa sedia e gli altri obbediscono. Il papa poi fa anche pensare appunto a qualcuno che è un capo, cioè il papa è il capo della chiesa, no? Quindi in effetti questa persona è sicuramente una persona importante, questa che voi incontrerete. Poi è uscita questa carta del successo, quindi questa persona è effettivamente una persona che ha anche successo nella vita in generale, ma anche lui, quest'uomo che voi conoscerete, ha sofferto nella sua vita. Questo 9 di spade indica appunto una persona che ha sofferto nella vita e che ha avuto anche lui i suoi momenti bui, ok? Quindi è una persona sicuramente interessante, una persona con tante qualità, ma è una persona che anche lui ha avuto la sua dose di sofferenza, questa persona nuova che conoscerete. Vediamo qualcos'altro su questa persona che voi dovete conoscere entro i prossimi 2 mesi, voi single del toro. Vediamo se le carte ci sanno dare delle indicazioni su questo personaggio nuovo che entrerà nella vostra vita. Tanto fuori c'è il finimondo, tuoni, fulmine, 7, noi andiamo avanti. La giustizia, il giudizio, l'8 di denari, il 7 di coppe. Questa persona probabilmente che voi conoscerete potrebbe anche essere separata, cioè aver avuto già una precedente relazione, però è una persona che non si decide facilmente per quanto riguarda l'amore. Quindi non mi stupirebbe se la persona che voi conoscerete non ha mai avuto, cioè non è mai stata sposata, cioè è il classico, farfallone tra virgolette, cioè l'uomo che non riesce a trovare la donna giusta, che si lascia sfuggire le occasioni. Non so, quella donna è troppo brutta, quella è troppo bassa, quella è troppo così, quella è troppo colì, e non si decide. Quindi magari un uomo che è abituato ad essere corteggiato dalle donne, ma non si decide. Vedete questo signore con queste coppe, no? Ma non si decide, cioè non si decide a sceglierne una. È come se questa persona avesse avuto tante occasioni nella sua vita amorose, ma non si è mai deciso per una donna o per l'altra, perché forse queste donne non gli piacevano abbastanza, arrivava al flirt e poi non riusciva ad andare avanti. Mentre invece nella vita lavorativa, familiare, affettiva in generale è un top, nel senso che va, gli va tutto bene. Però forse, perché questa carta mi scende in combinazione con questo 9 di spade, in amore quest'uomo che voi conoscerete ha sempre avuto magari delle situazioni un po' disagiate, cioè non ha trovato la donna giusta anche, quindi un po' non si decideva a scegliere, magari quando trovava quella giusta o che gli sembrava giusta, poi questa donna
faceva soffrire, lo tradiva, quindi alla fine si è un po' spento nei confronti dell'altro sesso, no? Nei confronti delle donne. E quindi in un certo qual modo, forse un po' vorrebbe avere un po' di giustizia, cioè in un certo qual modo, anche se sembra così un farfallone, in realtà lo fa perché non vuole far vedere che lui in realtà cerca ancora la donna giusta, però no, non l'ha trovata quest'uomo che incontrerete, non l'ha trovata. Quindi in un certo qual modo per voi è tempo di andare per la vostra strada e magari durante questa strada incontrerete quest'uomo nuovo per voi, che ha avuto queste situazioni sentimentali così che non lo hanno tanto soddisfatto. Voi siete le donne comunque che ve la cavate con quest'otto di denari, vediamo che siete le donne ambiziose, siete molto consce di quello che valete, sapete di valere e quindi non è che... Cioè, vedete questa donna, insomma, circondata da tutte queste cose, una donna dalle spalle, quindi cioè, è proprio sicura di quello che fa, di quello che vuole dalla vita, quindi non è che voi, cioè, se non incontrate quest'uomo, voglio dire, a breve vi tagliate le vene, avete una vostra vita, avete una bella famiglia, avete tanti amici, forse alcuni di voi hanno già avuto un precedente matrimonio, hanno avuto dei figli, quindi comunque avete avuto tanto dalla vita, ovviamente. Quest'uomo nuovo finalmente che la spalla per voi, la vostra spalla per la vostra vita è la ciliegina sulla torta, la persona che vi manca. Questo giudizio indica per alcuni di voi che in realtà qualcuno di voi, io qui lo dico e qui lo nego, ancora forse aspetta un ritorno dal passato. Ok? Cercate la persona nuova, però qualcuno di voi ancora qualche pensierino lo sta facendo, ok? Il giudizio è anche la risurrezione dai morti, quindi lo possiamo anche leggere come il risveglio, insomma, come associato a questa carta è tempo di andare, quindi risvegliatevi, andate verso il vostro futuro, verso le cose belle che vi aspettano. Vediamo adesso qualcos'altro su quest'uomo che voi conoscerete, vediamo di capire. Abbiamo detto lo conoscerete più o meno fra 2 mesi, però in che occasione? Ecco, vorrei capire in che occasione conoscerete quest'uomo voi. Quest'uomo che, come abbiamo detto, fino ad ora non ha trovato la donna giusta, veramente giusta per lui. Vediamo un pochino chi è quest'uomo, qualcos'altro su quest'uomo e poi anche dove lo conoscerete. Dove lo conoscerete voi quest'uomo, voi single del toro? Vediamo un attimino se queste carte ci sanno dire qualcos'altro. Abbiamo un cavaliere di denari. Abbiamo un 4 di coppe. Un 7 di denari. Allora, dove lo conoscerete? Intanto lo conoscerete in un momento preciso della vostra vita. Vedete questa ragazza con questo 4 di coppe che sconsolatamente guarda queste coppe vuote. Quindi lo conoscerete in un momento della vostra vita, direi anche un giorno può essere, un giorno particolare in cui vi sentirete un po' tristi, particolarmente tristi. In generale, sapete, quei giorni in cui uno è un po' sottotono. Quindi lo conoscerete in un momento così della vostra vita, in cui completamente voi pensate di incontrare questa persona. E anche per lui sarà un incontro inaspettato, cioè, nel senso che sarà un momento per lui inaspettato, anche per lui, in cui vi troverete. Quindi ci sarà questo incontro in un momento inaspettato della vostra vita. Potrebbe essere nell'ambito lavorativo questo incontro con questa persona, perché le carte di denari, vedete questo cavaliere di denari, indicano sempre situazioni possibili di movimento, perché il cavallo è un animale che si muove, quindi un qualcosa che si muove, quindi forse una situazione in cui
lavorativa in cui entrambi sarete presenti. Quindi può essere o un nuovo collega vostro di lavoro, oppure un posto dove c'è gente che lavora, dove voi andate e dove c'è gente che lavora. A quel punto lì può essere qualunque posto. Però secondo me è più un qualcosa nell'ambito del lavoro. E questa persona, nel momento che voi la conoscerete, avrà una particolare preoccupazione per qualcosa. Quindi voi lo incontrerete in un momento della sua vita in cui è preoccupato per qualcosa. E voi sarete tristi, quindi diciamo che sarà una giornata decisiva per entrambi questa. Cioè, come il cascio sui maccheroni, un buon momento per incontrarsi. Vi do anche le caratteristiche fisiche di questa persona ed anche l'iniziale del nome o cognome suo. Allora, fisicamente com'è questa persona? Vediamo. Vi ho preso due caratteristiche fisiche che non so se, vediamo, possono esservi utili. Questa persona potrebbe essere alta, bionda e con gli occhi chiari. Ok. E potrebbe avere anche la carnagione chiara. Quindi potrebbe avere queste caratteristiche. Quindi una persona chiara di capelli con la carnagione chiara. Vi do anche qualche letterina del nome o cognome. Questi qua li metto qua così vi posso far vedere anche le letterine. Allora, abbiamo la M di Marco, ma non ve le prendo tutte queste, solo quelle, perché ce ne sono alcune che sono lettere straniere, quindi non vanno bene. Allora, la M di Marco, la N di Nicola, la L di Luigi, la Z di Zeno, il 6, la Q di Quintino, il 3, potrebbe essere 36, scusate, mi cade tutto, 36, potrebbe essere il numero di una stanza d'albergo, perché no, 36, poi la O, la B di Benedetto, la V di Vittorio, la A di Alex, la G di Gigi. Ok, cucitele un po' su di voi, queste lettere. Per quella di voi, per quelle poche di voi che aspettano ancora un ritorno, fate attenzione a queste caratteristiche fisiche, a queste letterine, perché magari potrebbe corrispondervi a un ritorno, perché ho detto, secondo me qualcuna di voi aspetta un ritorno, poche di voi, ma potrebbe essere un ritorno per quelle poche di voi. Bene, io che dire, spero che qualcosa vi corrisponda e vi auguro veramente che questa persona arrivi per voi al più presto e nella vostra vita. Benissimo, un grosso saluto dalla vostra amica Perla, Single del Toro, e alla prossima. Ovviamente chi vuole, se vuole, può anche ascoltare i ritorni. Magari chi di voi, quelle poche di voi aspettano un ritorno, potrebbero provare ad ascoltare anche quell'apposita sui ritorni, così magari possono ritrovarsi interamente nella stesa. Ve lo consiglio, Poi vedete voi. Allora, intanto metto via tutto quanto. Il tempo che metto via. Ci metterò qualche secondo perché tutto in giro. Scusate, ma tempi tecnici. Allora, mettiamo via queste cose. Allora, qui abbiamo la carta vostra per voi dei ritorni, vi metto qui la scritta ritorno
aspettate che... Ah, mamma mia, come sono imbranata, ragazzi. Ritorni. Ritorni. Imbranation. Imbranation. Allora, metto via... Non so come si dice imbranata in inglese, poi ve lo dirò la prossima volta che ci vediamo, come si dice imbranato o imbranata in inglese. Benissimo, allora, sempre voi del toro, che aspetta un ritorno. Ok, vediamo un po'. Abbiamo la carta della sinfonia incompiuta, il numero 10, se volete ve lo potete giocare. Allora, sinfonia incompiuta, di cosa mi parla questa carta? Sicuramente mi parla di cose della vostra vita, può essere una cosa, possono essere tante cose, progetti, situazioni, lavoro anche volendo, diciamo delle situazioni, dei progetti, delle cose che voi non siete ancora riusciti a completare. La sinfonia incompiuta è un'opera musicale che per qualche motivo rimane così, cioè non si riesce a completare. E in questo caso siete voi che non siete riusciti a realizzare tutto quello che volevate nella vostra vita, che ancora non avete realizzato tutto quello che volevate nella vostra vita, voi che aspettate un ritorno del toro. Quindi vi manca qualcosa, ma questo qualcosa al momento voi non l'avete ancora realizzato, non siete ancora riusciti a realizzare una cosa o tante cose che siano, però non siete ancora completamente soddisfatti, vi mancano delle cose e anelate a ottenerle queste cose, quindi può essere una promozione sul lavoro, possono essere magari dei soldini che aspettate da tanto tempo e non arrivano, può essere l'amore, il ritorno di questa persona amata, può essere un progetto da realizzare, comunque ci sono delle cose che voi ancora non avete realizzato e anelate a ottenere. Questa è la prima carta, no? Più o meno. Adesso vediamo con queste carte degli steampunk se arriva questo ritorno per voi del toro entro i prossimi 2 mesi. Arriverà un ritorno per gli amici del toro entro i prossimi 2 mesi? La persona amata finalmente ritornerà da loro, da voi? Ci sarà questa persona amata per voi? Vediamo. Ci sarà? Prendiamo 4 prime carte e vediamo se qualcosa viene fuori su questa situazione vostra. Abbiamo la regina di coppe, il 4 di denari, il cavaliere di spade, l'appeso. Allora, sicuramente un po' di tempo che voi questa persona che aspettate di ritorno non la vedete. Di solito la carta dell'appeso indica un lasso di tempo, un'attesa da parte vostra. E, oltre alle sinfonie incompiuta, abbiamo anche questa vostra attesa del ritorno di questa persona. Quindi la sinfonia incompiuta anche in questo senso, cioè non è compiuta perché voi aspettate il ritorno di questa persona che di fatto non è ancora tornato da voi. Credo che la maggior parte di voi non abbiano alcuna notizia di questa persona e nell'attesa vi siete aggrappati a quello che di sicuro avevate con questo 4 di denari. Qua fa il 4 di denari una carta un po' della stabilità, dell'aggrapparsi a qualcosa che si è sicuri di avere. Quindi in questo caso voi cosa avete? La vostra famiglia sicuramente, probabilmente un lavoro, insomma un qualcosa che degli affetti sinceri, degli amici, quindi a questo vi siete aggrappate, a tutto ciò che di tangibile avete, no? Però questo vi ha fatto un po' chiudere, vi ha fatto rendere nei confronti in generale degli altri poco disponibili
E in un certo qual modo il vostro cuore si è come chiuso dopo la rottura con questa persona. Temete che oramai non ci sia più nulla da fare, ok? E questo cavaliere di spade, scusate, questo paggio di spade, è un po' così, cioè è una carta un po' tristarella, dove è come se voi vi foste un po' arresi a questa situazione. Le spade, insomma, indicano un qualcosa che non si riesce a risolvere, no? È uscito come regine di coppe. Quindi sicuramente siete delle donne amorevoli, delle donne dal buon cuore che non sempre paga. Probabilmente tante volte avete preso anche delle grosse fregature. E forse con la persona di cui aspettate il ritorno siete stati un po' troppo disponibili e questa persona in realtà non vi ha granché ricambiato, perché a quanto pare vi ha momentaneamente abbandonati o abbandonate. Io parlo al femminile per comodità, ma voi se siete uomini volgetelo dall'altra parte. E quindi è come se foste un po' bellicose nei confronti di questa persona che vi ha abbandonati o abbandonate. Vediamo ancora cosa ci dicono queste carte degli steampunk. Questa persona che farà? È passato del tempo? Si compirà questa sinfonia? Vediamo. Abbiamo il paggio di coppe. Aspettate che metto più qua questo. Nove di denari. Otto di denari. Questa persona vi pensa ancora, ma al momento è preso da altro. Diciamo che se la sta passando bene. Vedete questa donna qui in questa carta? Ovviamente è rappresentata come una donna, ma è lui che diciamo che se la passa bene. Se la passa bene, tranquillo. Le cose gli vanno bene, il lavoro gli va bene con quest'otto di denari, quindi diciamo che è un periodo per lui dal punto di vista lavorativo tranquillo ed è come se si occupasse soprattutto del lavoro per non pensare a voi. Perché nella sua mente c'è il desiderio, questo paggio di coppe di rifarsi vivo con voi, perché questo appunto è il messaggero d'amore, la carta dell'amore, della proposta amorosa, quindi lui in testa ha di tornare da voi, però di fatto non lo fa, è una cosa che ha nella sua mente, ma di fatto non lo fa, si è buttato nel lavoro e amen. Vediamo se farà qualcosa però questo personaggio, entro i prossimi 2 mesi farà qualcosa. Questa persona farà qualcosa. Sette di spade. Questa persona è piuttosto rancorosa nei vostri confronti ancora. In un qualche modo si è sentita tradita da voi quando la situazione si è interrotta. Perché? Pourquoi? Perché questa persona è così rancorosa? Por qua. Vediamo se ci dicono perché. Cavaliere di denari. Questa persona è una persona con un caratterino piuttosto arrogante, poi anche un po' superficiale. Probabilmente ha preso fischi per fiaschi con voi, non ha capito, il vostro valore. Cioè, non ha riconosciuto il vostro valore, non si è reso conto di quello che perdeva e addirittura adesso non ha ancora capito, possiamo dire, perché sono finite le cose tra di voi, ma neanche come siete fatte voi. Cioè, non ha ancora realmente capito, delle cose del vostro carattere.
E quindi per questo rimane sulla sua posizione, perché in realtà di voi non ha ancora capito granché. Vediamo qualcos'altro. Più che altro non ha capito i motivi per cui poi, insomma, la situazione è finita. Questa persona è un po' superficiale, probabilmente non riesce ad arrivare al nocciolo della questione. Pensa e ripensa, ma non conclude, secondo me. C'è la carta degli amanti, però. Quindi le cose non sono finite ancora. Vedete questi due amanti che si danno la mano? Non è finita la cosa con questa persona. Qua ci vuole un chiarimento, perché lui è rimasto con delle idee completamente sbagliate e non ha ancora riflettuto sulla situazione. Lui ancora pensa, cioè ha in testa solo le cose che sono accadute quando vi siete lasciati, ma non ha riflettuto sulla faccenda. Ma come si sistemeranno le cose tra di voi? Vediamo come si sistemeranno queste cose. Come? Il giudizio. Quindi effettivamente la persona ritornerà tra di voi, cioè ritornerà da voi, scusate, da voi. Ah, ecco. Allora, ci sarà un chiarimento tra di voi e le cose oscure che ci sono state tra di voi verranno chiarite, ok? Quindi ritorno e il chiarimento, ve le metto tutte e tre insieme queste carte così. Quindi arriverà il ritorno di questa persona e un chiarimento. Quindi a quanto pare entro questi 2 mesi deciderà a farsi vivo con voi. Dovrete molto chiacchierare, parlare, perché ci sono tante cose di cui bisogna parlare, però alla fine riuscirete a risolvere le vostre, insomma, le vostre, come possiamo dire, le cose che dovete chiarire, riuscirete a risolverle, vi chiarirete. Voglio prendervi adesso per vedere se vi corrisponde una caratteristica fisica che potrebbe avere questa persona di cui aspettate il ritorno. Una sola ne prendo, per vedere se vi corrisponde. Poi vi prendo anche l'iniziale del nome e del cognome, giusto per vedere. Questa persona non è molto alta di statura, però è molto bella e fascinosa, vi dicono le carte. Se vi corrisponde, allora vi do anche qualche iniziale del nome e del cognome. La O, la M di Matteo, la B di Benedetto, il 6, la Z, la W di Walter, la D di Davide, e la A di Alex. Vi do anche il 2, 26. Potrebbe essere importante. Allora, io non so se vi ha corrisposto in qualcosa, però a me le carte mi indicano questo. Comunque, questa persona effettivamente un po' possiamo dire un po' dura di comprendonio delle volte, devi insistere per fargli capire le cose. Mi viene in mente una persona così. Benissimo, io spero effettivamente che vi abbia corrisposto, amici del Toro, e noi ci vediamo la prossima. Comunque, la persona ritorna, vi chiarirete, chiarirete tutto quanto, per cui penso che potete essere ben contente. E alla prossima volta, un grosso saluto a tutti voi del Toro.
Alla prossima. Ciao!